Ring, ben trovati in diretta. Dunque, la resa dei Conte sarà così, lo scopriremo stasera, forse domani, ma insomma il Consiglio dei Ministri che comincia tra un quarto d'ora ci dirà molto oggi, con gli scenari possibili, quelli del rimpasto ormai poco probabile, quello del Conte Ter, quello di un altro premier al posto di Conte, quello di una crisi parlamentarizzata, insomma c'è un po' di tutto ancora sul tavolo dopo questa giornata. Il tutto mentre è inevitabile una rabbia da parte dei cittadini, forse c'è anche perché ci troviamo ad affrontare una pandemia, ora ne discuteremo con gli ospiti. Intanto gli aggiornamenti anche dalla Regione Veneto con questa ulteriore giornata, vi diremo quanti vaccini sono stati somministrati oggi, che scenari ci sono, cosa ha detto Zaia e l'assessore Lanzarini anche nel coinvolgimento delle farmacie. Un dato interessante, anche quelli che hanno scelto per esempio di andare a fare il test antigenico prima, se seconda generazione, poco importa ormai, nelle farmacie non erano magari persone sintomatiche nella stragrande maggioranza dei casi, erano curiosi, definiamo così, di sapere un po' la propria condizione. Bene, il 6% di queste persone è risultata positiva, un po' come quello screening di massa a Maserada nei giorni scorsi in provincia di Treviso, circa il 6% di persone che non pensavano di avere una positività al Covid. Dunque c'è chi circola ancora, e tanto, è una percentuale importante, senza saperlo. Questo è un dato che ci dobbiamo dire con estrema franchezza ancora in questi giorni. Voglio prima di presentarvi gli ospiti, cominceremo col vicepresidente della Camera Ettore Rosato, leader di Italia Viva, al fianco di Matteo Renzi. Voglio vedere il sondaggio di questa sera. Toni e Alice, se ci aiutate, grazie davvero. Dalla regia, crisi di governo, meglio le elezioni? Come sempre telefonate, potete telefonare uno dei due numeri in base alla vostra preferenza, che è gratuita e anonima, sentirete il segnale di occupato ma ha registrato la vostra idea, e siamo, ve lo posso anticipare senza dire nulla di più, a 3.000 telefonate in poco più di due ore. Saluto e ringrazio Ettore Rosato, vicepresidente della Camera. Onorevole, bentrovato, grazie. Buonasera a voi, grazie a voi. Beh, la prima domanda è se la chiamo vicepresidente, presidente, oppure la chiamo ministro, ma insomma su questo non mi dice nulla, no? Ettore, bene, siamo. Vabbè, allora, fra un quarto d'ora si dimettono le due ministre o no? Tra un quarto d'ora comincia il Consiglio dei Ministri che deve approvare il recovery, su cui devo dire che abbiamo fatto una grande fatica per farlo, per renderlo insomma molto diverso da come era entrato in Consiglio dei Ministri il 7 dicembre. Voi ricorderete quel giorno lì, anche lì siamo stati tacciati di essere sempre i soliti provocatori, abbiamo minacciato che noi quella cosa che ci avevano presentato con 6 ore di anticipo non l'avremmo mai votata, e adesso è stata completamente riscritta, perché anche chi la difendeva spada tratta non l'aveva mai letta. Quando l'hanno letta e hanno visto i contenuti si sono resi conto che andava riscritta. Adesso è sicuramente migliore di come l'abbiamo trovata il 7 dicembre. Abbiamo raddoppiato le risorse per la sanità, triplicato le risorse sul turismo, raddoppiato le risorse sulla scuola, messo molte più risorse sull'occupazione. Insomma, siamo andati a intervenire su punti veramente salienti e importanti. Ecco, e questa è la bozza, appunto, 172 pagine, quello che in teoria vi soddisfa? Ho sentito che ci sono ancora proposte di modifica e non è ancora abbastanza. Qual è la vostra idea? Guardi, questo dovrebbe essere un piano che consente di far ripartire il nostro paese con un'idea, una prospettiva che sia rivolta proprio alle nuove generazioni, cioè costruiamo l'Italia per le nuove generazioni. Sono 200 miliardi, oltre 200 miliardi, una cifra incredibile, enorme, 8 finanziarie, quindi veramente una grandissima opportunità. A noi sembra che comunque, nonostante il lavoro di riscrittura che sia stato fatto, è come una grande legge finanziaria, ognuno ci ha messo dentro il pezzo che vuole fare, manca un disegno complessivo, come vogliamo l'Italia tra 10 anni, che era l'idea dell'Unione Europea quando ha dato queste risorse. Ecco, secondo noi manca questo disegno, perché ci sono stati più mani che hanno aggiunto diversi pezzi. Certo, almeno li spendiamo meglio di come li stavamo spendendo, avevamo pensato di spenderli
un mese fa, però resta un progetto senza un'anima, ecco, una visione complessiva. Allora, senta Presidente, perché è chiaro, poi voglio arrivare insomma alle cose scottanti, quello che fa forse arrabbiare le persone o non comprendere quello che sta accadendo. Allora, il tema è, intanto qui c'è scritto nel 2021, quindi già subito quest'anno 24,9 miliardi, perché mi pare che già solo la presentazione all'Unione Europea del piano del recovery ci porti già la prima tranche, no, per quest'anno, ecco, conferma. Poi nel 22 35 miliardi, poi nel 23 44,7, insomma questo piano pluriennale. Allora, ma adesso, avendo raddoppiato da 9 a 18 miliardi per la sanità che preoccupa tutti noi, può essere inutile pretendere anche l'attivazione del MES anche in parte, no? Cioè, non vi ritenete soddisfatti per quelle richieste che avete avanzato a Conte? Guardi, sul MES è un ragionamento su cui ci metto 30 secondi. Il MES è la possibilità di richiedere un finanziamento che ha un tasso negativo, cioè possiamo chiedere 10 miliardi, gliene dobbiamo restituire 9 miliardi e 7. Quindi un'opportunità straordinaria con un unico vincolo, che bisogna investire in sanità. Allora, questa opportunità in una sanità malmessa come la nostra, devo dire che la sanità del Nord-Est, diciamo, sta meglio, ha i suoi difetti, i suoi problemi, lo sappiamo, li conoscete meglio di me, ma sta meglio del resto d'Italia, perché ci sono pezzi d'Italia in cui la sanità è veramente al disastro. Perché non lo dobbiamo sfruttare? Noi non è che pretendiamo di avere per forza una risposta positiva. Qualcuno ci deve spiegare però perché no. Non può essere perché non ci piace la sigla. Non può essere questo. Se noi utilizzassimo il MES avremmo altri 20 miliardi di quelle risorse che lei ha citato da poter mettere su altre cose, per esempio sull'occupazione, sulla cultura, sulla scuola, sull'università, sulle infrastrutture, sul lavoro. Senta Presidente, se Tony mi aiuta dalla regia, vediamo ancora il sondaggio perché mi incuriosisce. Lei cosa risponderebbe al sondaggio che facciamo questa sera ai nostri telespettatori? Quindi, crisi di governo, meglio le elezioni? No, assolutamente, meglio non, le elezioni non servono. Guardi, lei prima diceva una cosa che io considero assolutamente importante e mi permetto di spiegarmi su questo. Noi sappiamo che siamo nella più grave crisi che il nostro paese ha attraversato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo consapevoli che siamo in una pesantissima pandemia e proprio per questo non abbiamo posto nessuna richiesta al Presidente del Consiglio che non sia stata di merito. Noi abbiamo chiesto semplicemente che questo governo esca dall'immobilismo, perché proprio in una pandemia straordinaria c'è bisogno di un governo che faccia cose straordinarie. Ma mi sembra talmente banale. Non possiamo continuare a dire che siamo i migliori del mondo e abbiamo più morti che qualsiasi altro paese in rapporto alla popolazione. Non possiamo continuare a lodarci che siamo straordinariamente capaci. Ma perché non decide? Cioè, voi imputate a Conte, al governo, di non decidere, cioè governo del quale fate parte, però di non decidere, no? Perché, qui ci scrivono no elezioni via sms, vedremo insomma l'esito del sondaggio stasera, è molto interessante. Perché non si prendono delle decisioni, a parte di PCM, le conferenze stampa, eccetera? Anche lì non si può cambiare DPCM ogni settimana, perché francamente non ci riesce a stare dietro nessuno, nemmeno io non ci riesco a stare dietro. Ma il problema è che le decisioni naturalmente richiedono un ragionamento e anche scontentare qualcuno. Noi non abbiamo paura di essere scontentati, ma le cito un esempio. In primavera abbiamo avuto un altro scontro all'interno della maggioranza, abbiamo detto bisogna mettere in atto qualcosa per far ripartire l'economia. Abbiamo ottenuto un decreto che poi è stato approvato il 7 luglio in Parlamento, in cui si diceva che sarebbero state sbloccate i cantieri. Sì. Per esempio, per quanto attiene il Triveneto, io penso che c'è 1,8 miliardi che è il collegamento ferroviario tra Trieste e Venezia, che è la velocizzazione, ci sono l'alta velocità Verona-Venezia, ci sono tutti i grandi assi ferroviari. Dal 7 di luglio non siamo ancora riusciti a far nominare commissari. Dal 7 di luglio sono passati 6 mesi buttati via. Questi mesi sono posti di lavoro che non si attivano, oltre che naturalmente servizi che possono migliorare e rendere più competitivo il nostro territorio. Ma potrei farle l'elenco. Guardi quante conferenze stampa ha fatto il Presidente del Consiglio annunciando la soluzione del problema delle autostrade.
Il famoso Ponte Morandi, il crollo, guardi quante conferenze stampa ha fatto, il problema è ancora lì, sulla sua scrivania. Allora, il nostro timore, per questo noi andremo fino in fondo sulla richiesta che questo governo deve cambiare passo, altrimenti non ci vogliamo assumere più le responsabilità, gli restituiamo le sedie, gli restituiamo le poltrone, ma non ci possiamo assumere la responsabilità che il recovery, dopo che è stato preso, scritto, venga messo in un cassetto e non vengano spesi quei soldi. Perché lei giustamente ha ricordato 24 miliardi nel 2021. Spendere 24 miliardi è una cifra gigantesca, bisogna saperli spendere. Più che altro se si spendono bene, no? Bisogna saperli spendere bene, perché nel nostro paese siamo abituati purtroppo a buttare spesso le risorse. Allora, pur avendo un estremo bisogno, la domanda è, allora qui bisogna vedere se Conte poi strappa, se lui ha, qualcuno titolava, o meglio è Renzi, no? Che lo dice, rimuoverà le due ministre di Italia Viva e andrà a vedere la conta in Parlamento. C'è anche questo scenario? Prima domanda. La seconda, avete un piano B in questi giorni? Ma lo scenario non è un primo scenario, è lo scenario che il Presidente del Consiglio ha annunciato. Ha detto che andrà in Parlamento e cercherà un gruppo di responsabili, che probabilmente sono persone che arrivano dal centrodestra, che secondo lui devono votare per il suo governo perché si intendono responsabili. Allora, io che faccio politica da tanti anni, sono convinto di non essere indispensabile. Sono convinto fortemente di non essere indispensabile, penso che nessuno è indispensabile e soprattutto penso che non si può legare il destino del paese a nessuno. Se Conte riesce a essere la persona che tiene insieme questa maggioranza o una maggioranza politica, bene, se no ce ne sarà un altro di Presidente del Consiglio. Il Presidente Conte, prima di fare il Presidente del Consiglio, faceva l'avvocato e il docente universitario, ne troveremo un altro avvocato o docente universitario, o forse ce ne abbiamo di personalità anche all'interno dello stesso governo, anche all'interno dello stesso Parlamento, che possono assolvere a questo incarico. Noi però non abbiamo posto nemmeno il problema di voler sostituire Conte. Io non penso che il mio obiettivo non è sostituire Conte. Il nostro obiettivo, lo abbiamo detto con chiarezza, è uscire dall'immobilismo, uscire dalla paralisi, uscire dal fatto che si prendono i problemi e si mettono sotto il tappeto. Dopodiché il piano B è previsto. Draghi, cioè io le vorrei chiedere, non c'è Draghi all'orizzonte magari con il quale vi siete confrontati in questi giorni? Guardi, io non tirerò mai per la giacchetta a nessuno e quindi queste prospettive si costruiscono con i percorsi che sono previsti dalla Costituzione, che richiamano tutte le responsabilità del Presidente della Repubblica. È certo che di personalità di grande profilo internazionale, autorevoli, capaci, in questo Paese ce ne sono tanti. Però, Presidente, lei oggi ha detto il governo non ha futuro, il Conte bis è finito. Beh, ma questo mi sembra scontato, che il Conte bis sia finito, non lo dico solo io, lo ha detto prima ancora di me il Partito Democratico. Il Conte bis ha chiuso la sua stagione. Se il Presidente del Consiglio vuol far nascere un altro governo con la stessa maggioranza, con un programma diverso, ma deve esserci un programma diverso, deve esserci un ritmo diverso, deve esserci una collegialità diversa, ma soprattutto deve esserci la consapevolezza che non possiamo perdere più tempo. Senta, in effetti mi ha colpito il suo passaggio, perché è anche un pensiero che facevo in questi giorni. Cioè, noi fino a 2 anni e mezzo fa, quello che era, insomma, non conoscevamo Giuseppe Conte, se no perché Di Maio l'aveva presentato come possibile ministro della sua squadra, eccetera, qualora avesse vinto il Movimento 5 Stelle. Oggi sembra diventato, cioè, il perno indispensabile del quale si discute. Cioè, e lui spera di sopravvivere a se stesso ancora una volta. È questo il problema che anima, diciamo, anche questa crisi, la sopravvivenza politica, mi perdonerete, ma è politica, di Giuseppe Conte, come oggi fosse per tutti uno statista indispensabile, quando i problemi sono forse altri da affrontare. E poi veniamo alla difficoltà per tutti noi di capire una crisi in questo momento. Però prima mi fa un ragionamento sulla figura di Conte.
Guardi, io non ho l'abitudine di criticare nessuno e neanche di fare, insomma, di trovare il modo per attaccare qualcuno. Io penso che o Conte però ha la caratteristica di essere l'uomo che tiene unita una maggioranza politica, tiene unito un progetto politico, tiene in piedi, soprattutto in un periodo difficile come questo, e quindi ha la forza di andare avanti con un ritmo, ripeto, diverso da quello che abbiamo visto in questi mesi, oppure evidentemente il nostro problema non può essere il futuro di Conte, il nostro problema deve essere il futuro del paese. Mi dice però a chi la segue da casa questa sera, ai veneti, alle partite IVA, ai cittadini del Friuli-Venezia Giulia che seguono Antenna 3, cioè come fa a spiegare questa crisi? Cioè io adesso le dico, però il recovery lo avete cambiato, lo ha ammesso anche il ministro Patuanelli, no? Lo avete migliorato grazie ovviamente a questa, diciamo, il fatto che si sia impuntata Italia Viva. Però adesso perché andare avanti con questa crisi? Perché sono preoccupato che si continui con un andazzo non efficace. E perché sono preoccupato che approvato il recovery vada nel cassetto insieme al piano di Colao, insieme agli stati generali, insieme al decreto che doveva nominare i commissari, va tutto in questo grande cassetto da cui non esce più niente, e quindi non c'è un posto di lavoro grazie all'approvazione del recovery, ma grazie all'attuazione del recovery. E attuare un progetto di oltre 200 miliardi di spesa richiede grande lavoro, aggiungo, richiede collegialità. Guardi, perché io l'altro giorno mi ha telefonato Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, sì, e mi ha detto: Ettore, scusa, ma cosa c'è sto recovery per il Friuli Venezia Giulia? Io non accetto una cosa del genere. Io penso che il mio presidente della regione, anche se di centrodestra e io no, ha il diritto di essere coinvolto sulla costruzione del recovery. Non può essere una cosa che si fa la maggioranza di governo, perché si tratta di 200 miliardi del progetto per i prossimi 10 anni, e quindi bisogna uscire da questo incantesimo che noi siamo i migliori del mondo. Bisogna ammettere che c'è bisogno di una grande collaborazione con le categorie sociali, con le parti sociali, con le parti produttive, i sindacati e con le istituzioni, anche con l'opposizione. Senta Presidente, allora stasera c'è il Consiglio dei Ministri, iniziato almeno insomma da un paio di minuti, poi non, se ha rispettato non c'è il quarto d'ora accademico, gli orari. No, domani ce n'è un altro, poi giovedì ce ne sarebbe un terzo che ha annunciato il Ministro dell'Economia Gualtieri per discutere dei famosi ristori, che è cosa che ci sta molto a cuore, che sta a cuore a chi ci segue in questo momento, cioè i soldini. Qui Variati nei giorni scorsi, il sottosegretario all'interno, ha detto candidamente: anche i ristori non stanno arrivando perché c'è una crisi, cioè questa cosa rallenta tutto, quindi ha scaricato un po' su di voi. In un flash cosa dice? Guardi, mi dispiace perché consideravo Variati una persona onesta intellettualmente. Spero che sia stato uno svarione o che lei abbia sentito male, ma la seconda mi sembra difficile. I ristori non ci sono perché non hanno portato il Consiglio dei Ministri né lo scostamento di bilancio, che è propedeutico ai ristori, quindi bisogna dire: noi avevamo previsto di spendere tanto, vogliamo spendere di più, e si va in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento ad approvare lo sforamento del tetto del deficit, e dopo si presenta un decreto. Lei provi a chiedere a Variati se questo decreto è pronto, vedrà che il decreto non è pronto. Chiaro. Io stamattina ho incontrato i titolari che protestavano sotto i palazzi nostri, giustamente, delle agenzie di viaggio, no? Esatto. Di viaggio, così come hanno fatto i titolari e le lavoratrici, perché erano tutte donne, delle sale scommesse, quelle che portano il 3% delle entrate allo Stato. Tutte queste realtà dicono: ma perché a noi i ristori non sono ancora arrivati? Oppure è arrivato a lui e a me no, perché avevamo due codici Ateco diversi? Oppure lui ha preso la cassa integrazione e io devo ancora prendere la cassa integrazione di settembre? Noi queste disfunzioni non è che io le critico adesso. Siamo mesi che le critichiamo, siamo stati attaccati anche lì perché dicevamo che l'INPS non può funzionare così, che c'è bisogno di un rapporto diverso, che c'è bisogno di un meccanismo diverso, che c'è bisogno di superare il contenuto. Presidente Rosato, mi dica se sbaglio. Allora, questa sera si approva il recovery fund, non è che non succede niente, però questa sera si approva la bozza che facciamo vedere, diciamo quasi in anteprima, del recovery fund, queste 172 pagine, e le ministre non si dimettono. E tutto è aperto fino alla conferenza stampa di domani di Matteo Renzi. Sbaglio?
e soprattutto, sì o no, ma questa conferenza stampa ha già una scaletta o è ancora aperta a tutte le ipotesi? Questa, la scaletta la scrive il Presidente del Consiglio. No, quella di Matteo Renzi, perché c'è la conferenza di Renzi, no? Ah, in base a quello che dice Conte, ho capito, o che fa. Consiglio, noi siamo in attesa di delle risposte. Se arrivano le risposte, noi siamo molto contenti di continuare a sostenere l'azione di questa maggioranza con il Presidente del Consiglio che continua a fare, che fa il Presidente del Consiglio. Se questo avviene, noi siamo contenti. Se invece questo non avviene e quindi continuiamo a non avere risposte, continuiamo a dire che siamo bravissimi, che non c'è niente da cambiare, che tutto va bene e che siamo cortesemente pregati di non disturbare, evidentemente non disturbiamo più. Lui troverà i suoi numeri in Parlamento con i responsabili e con i responsabili proverà ad andare avanti. Chiaro. Altrimenti sarà un altro governo. Grazie al vicepresidente della Camera e leader al fianco di Matteo Renzi, Ettore Rosato. Grazie onorevole, buon lavoro. Allora, noi adesso vediamo, vi presento gli ospiti che sono qui con noi, l'europarlamentare della Lega Gian Antonio D'Arè, ben trovato, grazie. Buonasera, buonasera. Il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Luigi Bisato. Buonasera a tutti. Che ascoltava attentamente, da ex renziano, insomma questo lo dico, adesso la faccio arrabbiare, ma è vero, il leader Ettore Rosato. Poi c'è collegato da Roma l'onorevole Luca De Carlo, sindaco ben trovato, Fratelli d'Italia. Buonasera anche a lei, adesso si buonasera. Collega Marco Bonet del Corriere del Veneto, noi vediamo lo Zaia Quotidiano come diciamo sempre, ripartiamo appunto, aggiungiamo ulteriori dati della nostra regione, vediamo che cosa succede, il Consiglio dei Ministri mi sembra che non sia ancora iniziato e vediamo di seguire questa crisi in diretta. Vediamo il servizio di Zaia. Sono arrivate questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità a Roma le 47.000 dosi di vaccini Moderna che verranno distribuite alle regioni nelle prossime ore con i mezzi messi a disposizione da Poste Italiane. Sarà data priorità ai territori con un maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Ora si attende il via libera di EMA anche per AstraZeneca, un via libero che dovrebbe permetterci, spiega Zaia, di fare più vaccinazioni di massa. In 4 mesi dovremmo comunque riuscire a farlo, se ne facciamo un paio di milioni ogni 2 mesi, 4 milioni in 4 mesi. Potrebbe essere verosimile se oggi avessimo un magazzino che per l'estate, inizio estate, si sia fatto sostanzialmente il giro di boa. Vaccinazione in Veneto arrivata al 96%. Gli over 70 nel frattempo saranno immunizzati entro aprile. Secondo Zaia, sentiti il ministro Speranza e il commissario Arcuri, non ci sarebbero problemi per la fornitura. Il tema di un virus mutato è una realtà e la preoccupazione è reale. In Veneto un caso da studiare, quello di una famiglia di 3 persone distrutta dal virus. Noi abbiamo avuto una segnalazione, insomma, di 3 familiari, 52 anni terapia intensiva, una 40ina d'anni un decesso e il 3° familiare terapia intensiva. Sono delle cose inspiegabili. E ho chiesto subito che si vadano a recuperare i tamponi di questi 3 cittadini per provare a sequenziare e capire se c'è qualcosa di diverso. Nel frattempo in Veneto la curva dei contagi ha registrato una lieve flessione. Se andiamo con questo dato sicuramente siamo i più alti d'Italia, ma la nostra incidenza è del 4%, la media nazionale sarà del 14%. E ci sono un sacco di regioni che sicuramente hanno incidenza più alta. Il cambio di rotta però può essere repentino, non è terrorismo, tuona Zaia. Se scegliessimo un libera tutti, la conseguenza sarebbe drammatica. Non c'è una sanità al mondo che non vada in crash, che non vada allo schianto davanti a una situazione incontrollata. Restano sull'altro fronte le difficoltà delle imprese, chiuse da mesi. Ribadita al governo la richiesta di provvedere ai ristori in contemporanea al nuovo DPCM. Di certo che il punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato da ristori veri, solidi, alla tedesca. Un DPCM che, stando alle ultime riunioni, dovrebbe contenere una nuova indicazione sulle fasce, quella delle regioni ad alto rischio. Anche di questo si parlerà nel nuovo vertice governo-regioni previsto giovedì mattina alla vigilia del documento finale.
Allora, vi faccio vedere che punto siamo sul fronte vaccinazione. 752.608 vaccini sinora somministrati, dato di questa sera, aggiornato appunto a poco fa, e il Veneto è a 80.000, quindi 79.785, quello che vedete in questa grafica. Fluenza Giulia, che segue poi anche la trasmissione Ring, è a 18.628, ma immagino che nei prossimi minuti, perché è alle 18.50 l'ultimo aggiornamento, arriverà qualche novità. Allora, De Carlo, dai, lei che vive lì questo respiro, queste ore febbrili, cosa ci ha capito? Che Rosato è furbo, come sempre è stato, insomma, non è che è anche il più simpatico che hanno, quindi ha fatto benissimo invitare lui. Pensa se faceva venire la Bellanova o Marattin. Quelli sono antipatici di default, lo sa anche Bisatto. Quindi Rosato invece è uno che dice le cose dure, ma le dice con una simpatia tale che ti fa sembrare quasi tenero. In realtà questi fanno i furbetti del quartierino da una vita, e da una vita fanno star sereni gli altri, Letta, docet, e poi cercano di fare quello che più gli aggrada. Questa volta secondo me sono cascati male. Ma perché? Cioè, cosa fa? Vanno alla conta dei numeri e non ce li hanno, e Conte sopravvive politicamente, sopravvive questo governo, perché alla fine nessuno dei parlamentari vuole andare a casa e quindi ci sarà la fiducia votata a Conte? Guarda, io ho una sensazione. Premesso che ovviamente io sono uno di quelli che vuole andare a votare, perché credo che la vera pandemia non sia semplicemente quella sanitaria, ma sia la maniera di gestire questa pandemia da parte di questo governo. Quindi sono assolutamente d'accordo con Nordio quando dice che in un momento di difficoltà, se un governo non è adatto, si cambia, che si fa prima e si risolvono i problemi con il governo nuovo. Detto questo, credo che Renzi abbia imboccato una strada senza ritorno, perché in qualsiasi caso è lo sconfitto di questa crisi. Nel caso in cui Conte vada in Parlamento e riesca a farsi un gruppetto di responsabili, e non escluderei anche qualcuno di Italia Viva, perché non è detto che tutti i parlamentari di Italia Viva, giunti poi al capolinea, vogliano andare a casa. 18 senatori in questo caso, no? Nei numeri che ballano. Ho qualche dubbio che faccia l'unplane, anche perché questi vanno a casa. E andare a casa, cioè andare alle elezioni, per loro significa non avere una collocazione politica. Se nel frattempo riusciamo a fare addirittura una legge elettorale con sbarramento a 5, significa sparire per loro, e quindi diventa difficile. Se invece fanno una soluzione diversa, cioè quella del Conte Ter, ha vinto Conte comunque, perché Conte è rimasto laddove voleva essere. Sopravvive a se stesso. Aspetti, De Carlo, voglio sentire velocissimamente anche Bisatto e Darè prima della pubblicità, poi non so se Marco si è collegato, Bonet del Corriere, vediamo, poi lo coinvolgiamo. Allora, cosa trae da questa chiacchierata con Rosato? Cosa succede stasera? Cosa sta per succedere al Consiglio dei Ministri? Mi pare che ci sia un primo dato di fatto, che almeno approvano in Consiglio dei Ministri il recovery, che non è una cosa di poco conto, perché altrimenti sarebbe stata la fine del mondo, secondo me. Cioè, buttare a mare 209 miliardi, che vuol dire, come dire, la prospettiva di 30 anni e soprattutto per girare veramente come un calzino l'Italia, sarebbe stata assolutamente devastante. Poi si tratta di capire se per la simpatia di Rosato o per l'antipatia di Renzi cosa succederà domani. Cioè, io penso e spero che ci sia una prospettiva di, come dire, che dentro un quadro difficile, va detto, per quanto sia antipatico, possa essere considerato antipatico, aveva posto sul tappeto alcune questioni giuste Renzi in questi mesi. L'avevamo detto anche noi del Partito Democratico. Partito da buoni pretesti, no? Però diciamo. Poi, se tiri troppo la corda, la tiri e la corda si rompe, se si rompe in un periodo come questo, in piena pandemia, io penso che non lo capiscano nemmeno gli addetti ai lavori e assolutamente non lo possa capire il popolo. E quindi che sia un passo azzardatissimo quello di pensare di portare l'Italia in una crisi al buio, prima esperienza, o addirittura al voto. Anche però, se diciamo, noi diciamo però, che sa cosa, è la strada maestra. Adesso ascolteremo l'onorevole Darè, però è anche forse il personaggio politico più simpatico in questo momento al centrodestra, Matteo Renzi. Bisogna anche dare questa valutazione, forse proprio per questo. No? Allora, Renzi è lo stesso personaggio politico che un anno e mezzo fa ha fatto cambiare il segno al governo che guida l'Italia. Quindi io
gli riconosco meriti quando sono da riconoscere. Bisogna avere il tempismo giusto per fare le cose. Il dopo papete, secondo me, diciamo. non è questo il momento giusto per andare a spaccare tutto. Ecco. Onorevole D'Alema? Ma penso che Matteo Renzi si sia messo in un vicolo cieco e sicuramente, diciamo, quando Conte andrà in Parlamento e chiederà la fiducia, siccome nessuno vuole andare a casa, ma soprattutto non ci sarà la possibilità di seconde elezioni, perché il capo dello Stato ha già detto di no. Già quando il governo giallo-verde se n'è andato, quando Matteo Salvini se n'è andato, e quindi non lo dirà neanche questa volta, quindi Conte entrerà in Parlamento si voterà la fiducia, perché nessuno vuole andare a casa. Quindi la troverà da chi però? La troverà in maniera trasversale, come ha detto De Carlo, anche dagli stessi gli stessi uomini di Renzi voteranno se stessi. Perché in questo caso voteranno se stessi, passerà questo recovery fund, che sono 209 miliardi che arrivano dall'Europa, e ha fatto bene a cambiare alcuni punti del recovery, perché non era possibile che la sanità avesse solo 9 miliardi, non era impossibile, c'erano pochissimi soldi per il turismo e ci sono tanti punti che lui ha voluto cambiare, ma che non ha voluto lui, lo volevano in tanti, e probabilmente adesso... Domani si dimetteranno i ministri, ma quando Conte andrà in Parlamento lui troverà comunque il voto trasversale. Allora, voglio intanto saluto e ringrazio Marco Bonet del Corriere del Veneto. Ciao Marco. Ciao. Allora, non so se sei riuscito a seguire in parte la chiacchierata che abbiamo fatto con Ettore Rosato poco fa. Voglio ripartire da te, che siamo già in ritardo, dopo la pubblicità, per un'analisi, qual è la tua impressione su quel che accade o non accade a Roma, e raccontare anche questa giornata in Veneto. Subito dopo la pubblicità, vi aspettiamo. Positivo l'incontro tra l'assessore Lanzarini e i medici di base per esaminare i dati dei tamponi effettuati, ma è stata anche l'occasione per affrontare la questione dei vaccini. È chiaro che i medici di medicina generale, i medici di famiglia saranno coinvolti nella vaccinazione, ci sarà quindi un accordo specifico su questo, non sappiamo se ci sarà un accordo nazionale. Però in qualsiasi caso noi faremo un accordo regionale in cui appunto definiremo modalità. Serve però un vaccino che non abbia bisogno della catena del freddo come AstraZeneca e che possa essere somministrato dai medici stessi, ma anche nelle farmacie, da specializzandi e da medici in pensione, e il contingente che dovrebbe arrivare dal bando nazionale di Arcuri. Lanzarin ha poi reso noti i numeri dei tamponi effettuati dai medici di base. E sono stati effettuati al 31-12 171.000 tamponi, quindi il 66% rispetto oggi al consegnato. Di questi 171.000, il 14% ha dato esito positivo e l'85,55% esito negativo. E sono state quindi emesse circa 122.000 provvedimenti contumaciali, ossia il provvedimento di quarantena o il provvedimento di isolamento. Poi ci sono i tamponi effettuati nelle farmacie. Al momento hanno aderito 200 su 1.440. La differenza è che mentre dai medici di base si reca chi ha sintomi o ha avuto contatti stretti, in farmacia può andare chiunque, senza ricetta e al costo di 26 euro. Il dato all'11, quindi a ieri, sì, oggi siamo il 12, sono di 23 tamponi effettuati. Di questi 4.023 tamponi effettuati, 268 sono positivi e 3.751 sono negativi. La farmacia deve comunque registrare nel nostro portale l'esito e il caso positivo deve comunque dare raccomandazione di contattare il proprio medico di famiglia, ma parte in contemporanea anche la segnalazione al SISP.
Allora, appunto, come probabilmente in farmacia, dicevamo all'inizio, qualcuno che va a farsi uno screening per curiosità magari a volte o perché deve incontrare qualcun altro, che ne so, dopo averlo fatto, quindi probabilmente queste persone circolano, anzi senza, probabilmente circolano senza avere coscienza di essere positive, ecco, questo poi è una cosa da aggiungere, nulla di vietato intendiamo, cioè, ma il circola di più il virus, che è cosa che abbiamo sempre detto. Allora Marco, intanto abbiamo le immagini in diretta da Palazzo Chigi, cominciano ad arrivare, ancora deve iniziare, insomma ho iniziato da pochi minuti il vertice, il nuovo Consiglio dei Ministri, per capire, insomma, intanto verrà approvato il recovery, immaginiamo, ma per capire se si rimetteranno o no queste due ministre. Tu che impressione hai, diciamo, di che valutazione dai? Poi veniamo alle nostre cose in Veneto. Ma guarda, allora io ti racconto questo episodio. Qualche sera fa parlavo con un esponente del PD che conosce, di Roma, che conosce molto bene, Matteo Renzi, e che mi ha detto: ma guarda, che lui, gli chiedevo così anch'io come te, cercavo di capire, no, dove voleva andare a parare, quali potevano essere le scenari. E lui mi ha detto: ma guarda, che Renzi è fatto così, cioè lui non lo sa neanche lui bene dove vuole andare, lui è un ipercinetico, intanto si muove, si dimena, si butta, si lancia in delle avventure, poi a metà strada cambia idea. E io mi sto convincendo sempre di più che sia davvero così, cioè che alla fine tutti noi pensiamo che lui abbia delle strategie raffinatissime, che veda lontano più di tutti gli altri. Ma forse non è così, cioè forse lui... Cioè è una guerra di nervi adesso però, no? Cioè lui davvero è preso da una smania forse di visibilità, vuole essere al centro della scena e si muove e fa delle cose, si lancia in delle iniziative, di cui però poi alla fine ho un po' io l'impressione, come un apprendista stregone, perde un po' il controllo, e mi pare che è quello che è successo in questo momento. Condivido bene o male le analisi che sono state fatte fino qui, e cioè del fatto che lui si è andato un po' a infilare in un vicolo cieco. Ricordate cosa accade col referendum, no? Quando lui disse: lascio la politica, lascio Palazzo Chigi, se va male me ne vado, e poi è andata male davvero e ha fatto il passo più lungo della gamba. Mi pare di rivedere un po' lo stesso tipo di dinamica. Dico solo un'ultima cosa, Ferdinando, prima di passare agli altri argomenti, che, diciamo così, fa un po' sorridere vedere oggi 5 Stelle, cioè la forza politica che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, rivoluzionare tutto, lasciare i teatrini della vecchia politica, abbatterli. Adesso sono lì che fanno la conta dei responsabili in Parlamento, cercano di capire se la moglie di Mastella c'è, se c'è magari quell'ex di Forza Italia. È proprio vero che, diciamo così, la politica romana cambia tutti, insomma, poi alla fine. I 4 dell'UDC, i 3 di Più Europa Calenda, il misto che sono in 29, cioè si va a vedere, a contare, appunto, senatore per senatore. Allora De Carlo è così, ma intanto sui grillini, cioè stanno facendo questa operazione lì in Parlamento, lei la vede? Più in Senato, immagino. Non faranno nemmeno fatica a farla, nel senso che saranno quelli di Italia Viva, quelli del misto, qualcun altro ad andare da loro a chiedere e a offrire il proprio appoggio. Mi sembra evidente. Cioè lei dice anche Italia Viva stessa, come si diceva qua un po'. Ma una parte. Cioè io non credo che 18 senatori di Italia Viva andando tutti ad elezioni avrebbero il posto assicurato il prossimo mandato. Anzi, credo che forse neanche 8 riuscirebbero a averlo. E quindi credo che ognuno umanamente, ci sarà qualcuno che di principio tiene il punto e qualcun altro che invece pensa più alle sue cose che alle cose degli altri. Convengo con Marco che anch'io devo aver parlato con lo stesso parlamentare del PD, okay, perché mi ha dato la stessa lettura rispetto alle modalità di azione di Renzi, che peraltro oggi, vi racconto questa chicca, raccontava a tutti, appena fuori dell'aula del Senato, che lui andava all'opposizione, che lui era sicuro che sarebbe andato all'opposizione, ma lo dice, l'ho sentito io con le mie orecchie, e che sicuramente Conte avrebbe trovato i numeri in Parlamento per rimanere lì. Lui dice: io sto all'opposizione, sarà un'opposizione diversa da quella di Meloni e da quella di Salvini, attenzione, perché lui dice sarà un'opposizione diversa tra quella di Meloni ma e non quella di Forza Salvini. Italia, ho capito. Manca un terzo interlocutore. Ma secondo me questo dato è interessantissimo, perché in realtà, allora, secondo me l'abilità politica poi c'è, dopodiché ha ragione forse D'Alema, nelle percentuali delle preferenze si vuole rimuovere il preferito dagli italiani, perché nelle percentuali, diciamo, di gradimento, che è Conte, per accontentare il meno gradito agli
agli italiani che è Renzi. Ma al di là di questo, detta da D'Alema, però detta da D'Alema, detta capito, da D'Alema, ho citato che la non fonte è un esempio di preferito, insomma, dai. Ho capito, ma ho citato la fonte. Vabbè, comunque, perché alla fin fine io credo che Renzi in qualche maniera, signori miei, troverà una strada e potrebbe essere quella di andare a fondare, anche se non c'è spazio, questa opposizione, diciamo, più moderata, pur ipercinetica, come dice Marco Bonet, all'interno del Parlamento. Non è una cosa da escludere. Non so cosa dice De Carlo, poi voglio sentire anche Bisatto e Darè, no? No, no, io sono assolutamente d'accordo. Io credo che se lui ha una speranza, diciamo così, post-crisi, di accreditarsi da qualche parte, non è sicuramente di farlo da solo, perché ha dimostrato che in un anno e mezzo di lavoro non è riuscito a uscire dalle sabbie del 3%, quindi c'è probabilmente su lui ha un tentativo di un'oppa su un altro partito che magari storicamente era un po' più lontano da lui, ma con il quale qualche occhiolino l'ha sempre schiacciato, che però non è Carlo. Detto... Però insomma, lei ci sottolinea questa cosa di Forza Italia. Con la Lega nei mesi scorsi sull'autonomia, insomma, ve ne siete dette un po'. Insomma, anche il centrodestra, siamo sicuri che sia così pronto ad andare al voto? No, io sto dicendo che Renzi tenta di schiacciare l'occhiolino a Forza Italia. Non ho mica detto che Forza Italia ci sta. Lo farà, questo ce lo dirà la, questo ce lo dirà la storia. Bene. Perché ridi, Marco? Perché ridi, Marco? Ti sento io, mi vedete? No, ti sento. Ascolto con grande interesse queste alchimie, no, di rimescolamenti, che danno, secondo me, uno spaccato veritiero, forse un po' triste, di quello che poi succede a Roma, no? Alla fine le persone magari pensano che ci siano grandi ideali e invece alla fine tutto si risolve in dei banalissimi numeri. Marco, dai. Ci sono anche quelli che hanno un po' di ideali, dai, adesso non facciamo di tutto erba un fascio. Sì, sì, guarda, però voglio tornare, guarda, in un minuto qualche numero che secondo me spiega bene perché non si andrà alla crisi che poi sfocia nel voto. Movimento 5 Stelle 32%, 15%, e quindi Forza Italia, scusate, Italia Viva, come diceva De Carlo, 3%, ma forse sotto soglia e quindi sparisce. In questi numeri c'è il fatto che non si andrà a votare. Dai. Vabbè, allora De Carlo, intanto segnalo, tutto erba un fascio, non è periodo, insomma, in questi giorni è meglio lasciare citazioni, anche se non c'entra niente. Però scherzo, no, dai. Non parlo mai, guarda, non parlo mai di erba, sono anche contrario all'erba libera. Quindi, diciamo, guarda, che era la seconda parte della citazione, però lasciamo perdere. Era più sul fascio, capito? Ma lasciamo perdere, scherzo. Esatto, allora, senti, Bisatto, è così, è ipercinetico, alla fine Renzi non arriverà a concludere, cioè è solo per, è movimentista, come dice Marco Bonet. Questo non lo so, non lo conosco così bene, non posso... Come no, dai! Io penso, ripeto quello che ho detto prima, c'erano delle validissime posizioni da far rispettare per dare collegialità alle decisioni, per interrompere un flusso di decisioni che erano diventate di un solo uomo al comando, però, con tre punti esclamativi si sta tirando troppo la corda e ripeto, siccome di mezzo per uno come me c'è da far politica per portare avanti gli interessi della gente che si vuole amministrare, io non so se questo sia un approdo che possa non solo essere capito dalla popolazione, sarebbe forse secondario, ma se fa del bene a questa nazione. E su questo penso che possiamo convenire tutti, perché qua non si tratterebbe solo di andare a votare in mezzo a una pandemia con la mascherina, si tratterebbe di non riuscire a gestire nel breve le risorse che l'Europa ci dà, e forse ci penserebbe anche due volte a darcele. Ci sono tante buone motivazioni per dire che è bene che i cinque che devono mettersi dentro una stanza domani lo facciano, si tirino dietro persino i capelli se devono farlo, ma trovino una soluzione per uscire dal pantano in cui ci hanno messo, perché, e qua mi sento di dire, deve fare il mea culpa un po' il Presidente del Consiglio, che come dire, dopo due anni si sente
come dire, anche lui con... Inamovibile. Qualcuno, gli, come se fosse sceso anche in questo caso la divina profinazione, e però Renzi mi pare che stia esagerando, e questo sento anche dalla mia base. Allora, voglio dice. Aggiungere due dati, poi avete visto, sono al dibattito, il Comitato Tecnico Scientifico oggi dice che va prolungata l'emergenza fino al 31 luglio, ci sono tanti dibattiti nel mondo, mi pare l'America abbia scelto di allungare i tempi della seconda dose per garantire una protezione maggiore anche con una sola a un maggior numero possibile. Invece ora Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico dice sono contrario ad allungare i tempi fra la prima dose e il richiamo, 21 giorni, 28 per Moderna, insomma, per dire di cosa stiamo parlando, perché andiamo su un piano sconosciuto a tutti gli studi, danno questa indicazione, non prolungherei troppo perché mancherebbero le certezze, se appunto questo dibattito si apre anche nel nostro paese. Prima di arrivare alle questioni venete, ultimo flash, cosa vuole dire Tony Darè? Ma la crisi è evidente, ma la crisi nasce nel momento in cui il capo dello Stato non ha mandato al voto quando si è sciolto il governo giallo-verde. Lì è il vero inizio di questa crisi, perché poi si è andati avanti con dei 5 Stelle che dovevano, come diceva prima De Carlo o qualcun altro, rovesciare il tavolo e fare di tutto e di più. Poi alla fine sono stati quelli che hanno messo i veti, hanno messo i veti quando c'era la Lega, stanno mettendo i veti adesso che c'è il PD, oltre a questo si aggiunge Renzi, e quindi questa non è la pandemia della politica. Non so, il Covid ha colpito veramente all'interno del governo, ma ha colpito il cervello, perché a un certo punto vorrei capire, il nemico non può, questo è il motto di Renzi, il nemico non può sapere quello che faccio perché non lo sappiamo neanche noi, perché alla fine è così, Cioè, io la vedo così, cioè, ma non è che la vede, io la vedo così da spettatore, e la politica sento i miei, e quindi cerco di essere un po' aggiornato su quello che è il sottobosco della politica. Ma in realtà è una crisi che è sfociata e si va avanti per forza di inerzia. L'Europa ha dato delle regole chiare, i 209 miliardi devono essere spesi in una certa maniera, ha dato già le caratteristiche, non possono fare questo. È chiaro che fa brutta figura Renzi, fa brutta figura Conte, fa brutta figura il PD, ma fa brutta figura l'Italia, ecco. In Europa, perché quando noi arriviamo in Europa la gente sorride quando vede gli italiani. Questo è grave. Allora, cosa ne pensano i politici in sala della protesta il 15 gennaio? Guardate, tra poco vediamo il servizio, ne discutiamo proprio insieme. Marco, che cosa ci racconta questa giornata invece per le nostre cose? No? Che cosa emerge? Abbiamo visto Zai, abbiamo visto Lanzarin, domani ci sarà di nuovo Zai in conferenza stampa alle 12.30. Cosa traiamo? Perché è interessante, cioè, oggi sul famoso fronte tamponi molecolari, tamponi rapidi e via dicendo, Zai ha detto 4% la positività per tampone, che è un numero incredibile. Sì, no? Ma il quadro più o meno è questo, Ferdinando, in due parole. Abbiamo avuto oggi ancora tanti morti, sono 166 quelli che ha comunicato stamattina Zai, anche se ha fatto presente che c'è stato un problema di caricamento di dati, però voglio dire, se anche si fa la somma con quelli di ieri e poi una media giornaliera, il numero dei morti resta comunque molto alto, tra i più alti in Italia. E ci stiamo avvicinando a grandi falcate, ai numeri dell'Emilia-Romagna, del Piemonte, che nella prima ondata erano stati colpiti molto più di noi. Di pari passo però abbiamo un calo dei contagi, 1.700 circa oggi contro i 2.000 dei giorni scorsi, addirittura i 3.000-4.000 dei periodi delle feste, e però di fatto nessuno, men che meno Zaia, si azzarda a dare la benché minima lettura ottimistica. L'avrete visto anche voi oggi nella diretta, ha mostrato questo grafico da cui si vedono le terapie intensive in leggero calo, si stanno svuotando, ma subito ha messo le mani avanti dicendo guardate che qui nell'arco di qualche giorno può cambiare tutto di nuovo. Mi pare che l'unica speranza sia il vaccino, e non solo Zaia ma anche gli scienziati, insomma un po' tutti gli interlocutori
con cui parliamo ogni giorno, è lì che ripongono le loro speranze. O funziona quello, oppure qui tra terze ondate e quarte ondate. Allora, la vedo, guarda, voglio intervenire tutti, voglio aggiungere un dato. Tony, invece di vedere il servizio previsto agli esercenti, ma subito dopo, ci fai vedere Benazzi e Rigoli, perché oggi il direttore generale dell'ULS 2 e Rigoli, che era ospite nostro ieri in conferenza stampa ieri mattina, sono tornati su alcuni aspetti. Uno di questi, per esempio, la variante sudafricana, che preoccupa moltissimo, ben più di quella inglese, che oggi è stata individuata altrove, mi pare in Basilicata. E poi ricordiamo, Marco, venerdì c'è Palù, quindi credo che quello sia un momento importante della conferenza stampa, ancora una volta il piano vaccini, sì, che fare di AstraZeneca. Dovrebbe venire esattamente a spiegarci un po' gli altri vaccini, perché voi sapete che adesso stiamo avendo delle forniture da Pfizer, il primo vaccino che ha avuto il via libera di EMA, in Veneto arrivano 38.000 dosi, 38-40.000 ogni settimana, che sono comunque, diciamo così, quelle previste dal cronoprogramma. Se vanno avanti così e la regione continua a vaccinare con questo ritmo, per fine mese, in base ai conteggi che abbiamo fatto anche qui al giornale, dovrebbe essere effettivamente completata la prima fase, quella dei sanitari, degli infermieri, dei medici e degli ospiti delle case di riposo. Il punto è che poi si innesterà tutta la fase 2 e tutto il tema dei richiami, di cui abbiamo sentito parlare, esatto, appunto anche nel servizio. E quindi lì ci sarà bisogno di un aumento esponenziale delle dosi, ecco, che possono arrivare dalle altre case farmaceutiche. Chiudo solo con questa indicazione: AstraZeneca è indicato un po' aspettato un po' da tutti, perché a differenza di Pfizer non ha bisogno della catena del freddo a meno 80 gradi, che i medici di base non sarebbero assolutamente in grado di garantire. E quindi, se vogliamo coinvolgerli nella campagna vaccinale, loro lo possono fare solo con AstraZeneca. Anche perché 38.000 dosi a settimana, tutti li abbiamo fatti i conti, no Marco? 52 settimane, se volessimo contare un anno, si arriva a 1.900.000. Quindi bisogna che le dosi siano molte di più e la macchina più ampia per fare queste somministrazioni. Allora, bisato da De Carlo subito, ma voglio farvi sentire Benazzi e Rigoli prima. Vediamo. Noi abbiamo oggi con oggi superato la soglia di 10.000 vaccini fatti fino ad oggi, quindi esauriremo le nostre scorte mercoledì. Si aggiorna di ora in ora la contabilità della campagna vaccinale per l'ULS 2, dove il nuovo lotto di Pfizer, atteso per queste ore, servirà a ultimare la prima tornata nelle case di riposo, dove sta crescendo sensibilmente l'adesione degli operatori. Si è innalzato molto anche il livello di adesione a parte degli operatori, che sta sfiorando oltre l'85%. Quindi degli ottimi risultati. Messe in sicurezza le RSA, si passerà ad altre due categorie. Noi vorremmo partire contemporaneamente, quindi con i disabili, e parallelamente fare gli over 80. Quindi noi pensiamo già da fine gennaio, primi di febbraio, di partire con questa vaccinazione, che sarà ovviamente a chiamata. Un'accelerazione ulteriore arriverà, assicura Benazzi, con i sieri di Moderna più facilmente maneggiabili e stoccabili. E molto più fruibile anche da parte di medici di famiglia, che potrebbero poi partecipare, nel momento in cui si chiude l'accordo a livello regionale, a una campagna di vaccinazione complessiva. Tema connesso è quello delle mutazioni, perché una cosa è certa: di fronte a un virus che corre, il vaccino deve correre di più. Dai primi dati noi abbiamo visto che quelli e la mutazione inglese comunque non ci pone problemi sulla vaccinazione. Questi sono i dati. Sulla questa variante sudafricana non lo sappiamo. Quindi dobbiamo imparare un po' alla volta. Questo la preoccupa di più quella sudafricana? Sì, mi preoccupa un pochettino di più. Perché? Perché pare che la variante sia un po' più estesa, più impegnativa di quella inglese. E così appunto Rigoli ieri sera proprio qui a Ring, più preoccupato della variante sudafricana. Vedremo. Allora, Bisato, De Carlo e Da Re, voglio sentire. Beh, prima di fare una sottolineatura sui vaccini, concordo, cioè, ad esempio io da presidente di una conferenza di sindaci stiamo lavorando per trovare i siti, uno ogni 100.000 abitanti più o meno, quindi in provincia di Padova una decina, per partire con la campagna, quella di massa degli over 80. Però visto che avete intervistato Rigoli, io vorrei tornare, non per far polemica, ma per fare alcune precisazioni sui tamponi rapidi. Aia, sì. Perché secondo me è doveroso. Cioè, nel senso che è arrivato un dispaccio di agenzia, di un'associazione di cui Rigoli è anche vicepresidente nazionale, e vabbè, questa la teniamo lì in un angolo, ma che non dice espressamente
che i tamponi rapidi di prima e seconda generazione fossero il non plus ultra da usare, in particolare, come dicevamo noi, per le case di riposo e per gli operatori sanitari. Quelli di terza generazione sono assimilabili ai molecolari, sono però da usare con la giusta attenzione, e sarebbe preferibile usare i molecolari quando si ha a che fare con categorie di un certo tipo. Quindi, perché anche su questo la comunicazione, il racconto pubblico ha voluto sconfessare quella che è stata una giusta battaglia, ma non di retroguardia per far polemica, ma perché vi ricordo che, ad esempio, nel caso specifico che conosco benissimo, il presidente della casa di riposo del mio paese, che non è di fede politica assimilabile alla mia, a un certo punto ha detto: non farò mai più i tamponi rapidi perché mi è successo, cosa stabilita e certa, che in un certo giorno hanno fatto una prova, hanno trovato un positivo, il giorno dopo li hanno rifatti nuovamente con i molecolari, ne hanno trovati 25. E la conseguenza diretta è stata che in quattro settimane 18 persone hanno perso la vita. Allora, permettetemi che questa è una sottolineatura, non è polemica. Usciamo da questo inviluppo che si è creato intorno ai tamponi rapidi, ma per cortesia leggiamole tutte le circolari, non leggiamo solo il pezzo. Però Marco, non c'è il tema della frequenza, che è la cosa più importante, anche perché ovviamente anche il molecolare prende la carica con più facilità, la carica virale più alta. Però, insomma... Guarda, io credo che riporto a Bisatto l'obiezione che gli farebbe Zaia se fosse qua. Ecco, mi arrogo, diciamo così, i telespettatori mi perdoneranno, ma per semplificare il dibattito, riporto quello che lui dice sempre alla conferenza stampa. Il punto è, ok, siamo d'accordo, diciamo così, adesso che la circolare del Ministero della Salute lo conferma, che i tamponi di prima e seconda generazione sono meno affidabili di quelli di terza. Ma l'alternativa a non fare i tamponi rapidi era non fare nulla, perché l'alternativa ai tamponi rapidi, questo l'ha spiegato Rigoli anche più volte, l'ha detto anche Flor, non sono i tamponi molecolari, cioè quelli che il gold standard, quelli che funzionano benissimo, perché i tamponi molecolari hanno il bisogno di essere processati nei laboratori delle USL. Ce ne sono 14 di laboratori in tutto il Veneto e sono saturi, cioè non riescono più a processare tamponi molecolari. Quindi l'alternativa era tra il fare solo questi molecolari e fine, che può essere anche una tesi, ok, e dopo spiegherò perché, oppure dire, ok, a questi molecolari super sicuri aggiungiamo anche un pacchetto di rapidi che magari non funzioneranno alla stragrande, ma comunque vogliamo dire 1 su 10, 1 su 100, comunque lo beccano. Dottor Bonnet, perché dicevo, e finisco, prego, che anche l'altra tesi può avere una sua cittadinanza, e qui, diciamo così, sono il Marco il giornalista e non riporto parole di Zaia, perché come nel caso citato da Bisatto può essere che un direttore di una casa di riposo dica: no, qui da me o fate solo i molecolari oppure non si fa niente, e per esempio i parenti dei familiari stanno fuori. A prescindere, si può fare questa cosa qua, però bisogna dirlo chiaramente. Ma infatti, secondo me, e mi scuso, e non è nulla di dialettico, di contraddittorio nei confronti di Bonnet, è stata grande, la virtù sta in mezzo. Cioè nel senso che se avessimo l'onestà intellettuale tutti, io per primo mi svestirei del ruolo politico nel dire: i tamponi rapidi sono stati una grande trovata anche qui in Veneto per fare lo screening di massa. Altra cosa invece è dire che ci sono due categorie particolari che a un certo punto erano chiaramente individuate, e sono gli operatori sociosanitari. Guarda caso oggi c'è un comunicato stampa con una diffida mandata a tutte le ULS dal segretario regionale Benazzato della NAO, che dice: per certe fattispecie non ditemi che è bene usare i rapidi, perché sappiamo che l'altro pezzo della medaglia qual è? Che fatto 100, 30 si pensano perdono di essere, come dire, di non aver nulla, ed asintomatici, presumibilmente,
propagano il però virus. C'è una forte differenza anche tra le regioni nell'utilizzo dei rapidi, e non è che altre regioni siano messe meglio di noi, questo è anche un ragionamento, no? Cioè, ci sono altre regioni che usano molto meno i rapidi rispetto a noi e hanno le stesse difficoltà che vive il Veneto. Ma i tamponi rapidi li si usi di brutto, ma li si usi per i ragazzi, per andare a scuola, per le grandi categorie sociali, allora, ma non per la casa di riposo. Voglio sentire De Carlo, non so se su questo dice qualcosa, e poi anche da Re. De Carlo? Guarda, io preferisco parlare di vaccini e dell'importanza di riuscire a vaccinare tutti nel più breve tempo possibile, perché io sono veramente preoccupato che per non morire di Covid poi si muoia di economia, e quindi velocizziamo, facciamo tutto quello che è possibile fare, riusciamo a farlo nel più tempo più breve possibile. Auguriamoci che queste mutazioni del virus poi siano, a queste mutazioni corrispondano vaccini altrettanto veloci, e auguriamoci che succeda e presto, altrimenti tanti piccoli commercianti non riusciranno ad aprire. Questo è un dramma per il nostro tessuto sociale, lo vedo io nel mio paese, nel mio comune, ma è un dramma assolutamente condiviso da tutta la nazione. Ma sui tamponi si può far polemica finché si vuole, vediamo che altre regioni che non hanno applicato i tamponi rapidi hanno le grosse problematiche. Il problema è che c'è un virus che cambia, muta, abbiamo visto la variante inglese, adesso c'è quella sudafricana che non sappiamo come va, e quindi io spero che veramente ci sia la possibilità di vaccinare tutti, ma soprattutto il governo deve fare anche un'altra cosa, deve dare, ci sono delle aziende che in maniera privata vorrebbero fare i tamponi, vorrebbero fare, diciamo, la vaccinazione a tutti i suoi dipendenti a spese proprie, e non lo può fare. Allora, credo che anche su questo punto il governo debba allargare le maglie e lasciare, perché un'azienda che ha 100 dipendenti e si arrangia da solo, in proprio, con tutte le spese, lo dovrebbe fare. In questo momento la legge non lo permette. Anche questo è un qualcosa che il governo centrale, e comunque anche vaccinare i propri dipendenti lo si possa fare. Allora, voglio farvi sentire un'altra cosa, che era quello che ci esortavano un po' ad approfondire anche via sms poco fa. Poi Tony, ricordiamo il sondaggio, mi raccomando, che subito dopo diamo il risultato, che è crisi di governo, notizie per ora non ce ne sono, ancora chiusi lì dentro, stanno approvando il recovery, chissà se queste due ministre si dimettono o no, le ministre di Italia Viva, non mi pare che su questo fronte ci siano novità, e credo che non arriveranno, adesso mi smentiranno, ma fino alla conferenza stampa domani di Renzi credo che non succederà nulla, no? Mi dà ragione anche il segretario del PD Bisato, vedremo. Crisi di governo, meglio elezioni, tra poco risultato, vediamo appunto la protesta di alcuni esercenti che dicono noi apriamo lo stesso, vediamo. 14 e 15 gennaio, giorni nei quali verranno definite le misure anti-Covid da inserire nel nuovo DPCM. Date scelte dall'Associazione Veneto Imprese Unite per due manifestazioni che prendono vita dopo una lettera inviata a tutte le prefetture del Veneto chiedendo spiegazioni sui provvedimenti che riguardano la fascia gialla, in particolare la possibilità per i pubblici esercizi di tenere aperto, ma solo a pranzo. Se è sicuro stare aperti a pranzo, perché non è sicuro stare aperti a cena, e quindi chiediamo l'evidenza scientifica al governo. E inoltre abbiamo anche ovviamente chiesto degli indennizzi che vadano a coprire il calo di fatturato del 2020. Si inizia giovedì con un presidio sotto le prefetture di Treviso, Padova, Vicenza e Belluno. L'indomani invece nel capoluogo della Marca, flash mob che simulerà un'apertura dimostrativa dei locali. Venerdì sera i locali saranno con le luci accese, con la musica accesa. Al suo interno però faremo avere solamente il nostro staff, perché non vogliamo andare contro la salute pubblica, non vogliamo mettere a rischio nessuno, quindi non andremo ad aprire al pubblico. Facciamo vedere quanto i locali aperti alla sera siano comunque importanti anche per la collettività, perché danno sicurezza. Dal sindaco Mario Conte arriva però agli organizzatori un appello. Pur capendole, l'invito che faccio è quello di rispettare le regole. Da Penso a Iello la rassicurazione. La nostra associazione ha a cuore la salvaguardia della salute, che ci ha sempre accompagnati, spiega, nelle manifestazioni organizzate in questi mesi. Non sarà proprio adesso che andremo a rovinare la nostra immagine con azioni sconsiderate come alcune di quelle che si leggono sui social e che completamente non c'entrano con noi. Allora, poi intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, questa sera ha detto che le ipotesi attribuite al ministro
Ministro della Salute, cioè quindi a Speranza, secondo cui occorrerebbero 100 giorni di zona rossa, sono destituite di ogni fondamento, lo spiegano fonti del Ministro della Salute. Poi ieri sera abbiamo sentito anche il Premier Conte dire sta arrivando una nuova ondata, no? In quella sorta di audio mentre discuteva con una signora per strada uscito da Palazzo Chigi per prendersi un caffè, sta arrivando una nuova ondata, è successo in Germania, Irlanda, Francia, e quindi questo poi comunica il Presidente del Consiglio. Ecco, cosa rispondiamo? Perché adesso, questa volta, forse peggio rispetto a qualche mese fa, è ancora più chiaro, no? Come siano pronti forse più di qualcuno a tenere aperto lo stesso, anche in polemica, no? Non so se l'hai chiesto a me. Hanno tutta la vicinanza per la situazione che stanno vivendo. Però io consiglierei di non andare contro la legge, e se dovessi tornare la situazione veneta, per quanto oggi ci siano state le affermazioni un po' più rassicuranti, io penso invece che servirebbero 15 giorni di area arancione, rossa, mettiamo il nome, il colore che vogliamo, ma di un fermo assoluto per tagliare la curva e per far diventare il Veneto come la Toscana, possibilmente quindi andare in area bianca dopo e riaprire a quel punto sì molte delle attività, perché in area bianca si parla di avere l'apertura. Io la vedo è un miraggio, però secondo me la vedo solo fino... così in questo momento, anche se vogliamo vedere il mezzo bicchiere vuoto, nelle prossime settimane, stante la situazione, la si prenda da qualsiasi angolo visuale, è improbabile che ci possa essere una riapertura delle attività commerciali e di ristorazione come la pensano giustamente dal loro angolo visuale gli operatori. I ristori è bene che arrivino, e arrivino velocemente, è su questo, quindi mi ricollego alla crisi in atto. A quello che ha detto Variati, no? Su quello che ha ragione Variati, anzi, altro che dire quello perché che diceva... Non so se l'hai presa un po' prima, era vero, cioè Variati ha detto in una nostra intervista, chiaramente, e poi l'ho visto anche sui giornali, Corriere del Veneto, i quotidiani, perché è stato molto chiaro, questa crisi non ci aiuta, cioè anche i ristori arrivano in ritardo per colpa di questo, quindi Italia Viva. Quindi assolutamente anche lì bisogna ricomporre il quadro, perché altrimenti in una situazione come questa anche solo una settimana per prendere tempo per gli equilibri vuol dire ritardare l'arrivo delle risorse per tutti quelli che ne hanno un estremo bisogno. De Carlo, ma ci crede a queste proteste? Andranno fino in fondo? Aprono veramente? Beh, un po' vero. Io più che una zona bianca mi sa che tra un po' questi saranno costretti a mettere la bandiera bianca, perché qua la situazione si fa veramente difficile. Tra l'altro io sposo la tesi di quel ristoratore che dice possiamo stare aperti a mezzogiorno e non possiamo stare aperti la sera, quindi vogliamo che il comitato tecnico scientifico ci dia l'evidenza scientifica del fatto che sia più contagioso la sera rispetto che a mezzogiorno, ed è proprio per questa, è una delle motivazioni con il quale noi di Fratelli d'Italia abbiamo promosso un'azione risarcitoria, e ci accoglieremo tutte le spese e i costi di tutti i ristoratori che vorranno aderire. Nei giorni scorsi abbiamo fornito anche l'indirizzo al quale aderire, sono già tanti anche i veneti e quei ristoratori, operatori, baristi che hanno deciso di con noi fare una class action di fatto contro il governo, e vedremo che effetti sortirà. Io credo che i ristori, che dovrebbero essere indennizzi e non ristori, perché ristori abbiamo visto la scarsa efficacia, non siano bloccati tanto e solo dalla crisi, ma anche da una atavica incapacità di fare i decreti attuativi che ormai è diventata legge con questo governo. Insomma, ne mancano l'80% delle norme e non hanno i decreti attuativi. Questo è il vero scandalo. È come se io e Bisatto facessimo le giunte e dopo magari il nostro... Abbiamo deciso questo e poi in realtà non è vero, perché manca un pezzo. Ma adesso viene una curiosità, intanto questi ristori sarebbero senza il codice Ateco, tarati più su 6 mesi o almeno più mesi, non più solo l'aprile, sull'aprile dell'anno precedente, cioè cambierebbero un po' di cose, sarebbero importanti a prescindere dal colore delle regioni, poi vedremo se davvero saranno così fino al Consiglio dei Ministri, che questo governo dovrebbe tenere giovedì, ha detto il Ministro dell'Economia, non sapremo. De Carlo, una curiosità, poi voglio sentire Bonet e Darè appunto su quello che abbiamo visto, ma
ma state lavorando? Cioè, mi perdoni la domanda, ma subite provvedimenti, vi passa la legge di bilancio come nelle ultime settimane, oppure c'è un lavoro dei parlamentari a Roma? Cioè, cosa state facendo? Guarda, per uno abituato a lavorare, per uno che fa il sindaco, il Parlamento all'opposizione è sicuramente qualcosa di poco gratificante, ecco, per usare un eufemismo. Chiaro che stiamo lavorando, purtroppo lavoriamo anche con la consapevolezza che tante delle buone idee che abbiamo poi non sono accolte dal governo, che addirittura magari nel provvedimento dopo ce le riconosce come buoni e come tali e le fa sue. Questo non ci dà assolutamente fastidio, perché se l'idea è buona, noi abbiamo come interesse principale quello della nazione, quindi è bene che ce la freghino, però sarebbe molto più costruttivo e molto più utile e anche gratificante dal nostro punto di vista se fossimo maggiormente coinvolti, perché abbiamo dimostrato che quando siamo stati coinvolti abbiamo saputo dare degli aiuti. È evidente però che viaggiamo su una democrazia che è comunicativa, cioè e qua ritorna in campo il discorso dei decreti attuativi, cioè oggi siamo allo slogan, prima si fa lo slogan, dopodiché si passa la carta al funzionario che deve redigere la normativa. È evidente che quella normativa diventa difficile, ha bisogno di molti decreti attuativi, quindi una lunga ritenuta. Sì. Per di più lo slogan, ovviamente l'annuncio, alza le aspettative. E quindi quando tu hai fatto, e prima Rosato lo diceva, quante volte il governo ha parlato della soluzione autostrade. Sì, sì. Beh. Allora, aspetti De Carlo, anche perché poi dobbiamo arrivare al caso Donazzan, qualcosa le devo chiedere. Ma non di cantare, spero, perché io sono stonato. Ma vabbè, può non cantare quella, può cantare un'altra, ma poi no. Sono stonato in generale, quindi neanche Bella Ciao, per cantarne una, gli altri le canto bene. Va bene, scherzo. Allora, prima di sentire da Re anche Marco Bonet su questo aspetto, che non è quello di cantare, voglio farvi vedere il giro al mercato che abbiamo fatto oggi, perché appunto anche chi può lavorare ha delle conseguenze notevoli in questi mesi, lo sappiamo bene. Vediamo. È un mercato che non è mercato, diciamo, manca un po' tutto, mancano i nostri colleghi, manca la gente, speriamo che si riprenda il più presto possibile, in questo momento diciamo l'80% in meno, sì, però basta guardare, non stiamo dicendo bugie. Fissano un meno 80% i pochi ambulanti rimasti in un piazzale burchellati, per lo più deserto e presidiato, tra le bancarelle, pochi clienti e umore basso. Molto tristi, impauriti, hanno paura, ma c'è solo da sperare in un cambiamento. Un disastro, qua è peccato che sia così, purtroppo si cura. Però bisogna. Sì, anche per prendere un po' d'aria, un po' di coso. Col mangiare bisogna, e il resto speriamo che passi. Qualcuno però chiede di riaprire in sicurezza, ma riaprire. Non possiamo andare avanti così, è chiuso, un giorno rosso, un giorno rosa, un giorno arancione. Bisogna che ci mettiamo noi personalmente un po' di coscienza. Allora, ci sono i volontari che possono aiutare la gente di controllare e di stare in distanza, però bisogna riaprire. A proposito di volontari, anche qui c'è stanchezza, non tutti comprendono ancora i limiti. Distanziamenti, no biciclette, mascherine sopra il naso, purtroppo non seguono queste norme. E c'è chi si lamenta. Soprattutto si lamentano perché siamo noi a imporre certe regole, invece sono regole che dobbiamo adottare tutti i giorni. Allora, intanto ancora nessuna novità da Roma. Prodi che dice in una trasmissione televisiva che Renzi si comporta come Bertinotti, vuole solo rompere, cioè, quindi insomma, ha un'esperienza su questo, ha memoria storica, esatto. E, allora, voglio sentire un flash anche su quello che ha visto, sono un po' le proteste adesso, la rabbia, la desolazione un po', no? Forse l'ha visto, sono sconsolati. Da Re e poi Marco Bonet. Ma la sconsolazione si vede il mercato con pochi
poche bancherelle, con poche cose e soprattutto con poca gente, e questo lascia nello sconforto gli operatori e chi magari tiene aperto con la forza della disperazione. Ma questo lo si vede anche negli altri operatori, ci sono operatori che purtroppo hanno la banca che gli manda il sollecito, hanno i fornitori che gli mandano giustamente il sollecito perché hanno fornito, l'hanno dato fornito di merce, la merce non l'ha venduta e quindi è una catena che mette in disperazione e mette soprattutto in desolazione, diciamo, tutto il settore e di conseguenza anche i familiari stessi, c'è questa desolazione che purtroppo questo virus sta portando avanti. Ritorniamo, speriamo che questo governo effettivamente faccia partire approvi questi 209 miliardi che l'Europa ha stanziato e soprattutto crei il percorso. Siete diventati europeisti anche voi? Allora, le dico soltanto una cosa, europeisti, perché voi del PD siete sempre uguali, no? Voi siete sempre pronti. Allora le voglio dire, e ho mandato un po' di pepe, ti dico subito la mia opinione, cosa ho fatto in Europa. Dopo tre mesi che ero in Europa, ho scritto una lettera al tuo presidente Sassoli, dove ho chiesto se per cortesia può iniziare a fare la Costituzione europea. Allora io sono della Lega e quindi sarei un anti-europeista, ma se io chiedo la Costituzione sono anti-europeista o voglio una Costituzione europea di cui mi possa aggrappare su quelle norme che costituiscono uno Stato? Mi ha dato anche la risposta. Mi ha dato anche la risposta che ci sta lavorando. Bene, in questo momento noi siamo soltanto, l'Europa è soltanto un'unione monetaria. Punto. Marco, cosa ne pensi? Intanto qui da Roma poche novità, vedo insomma Goffredo Bettini lancia l'appello ai responsabili, costruttori, insomma, che si facciano avanti, quindi è interessante, mentre insomma vediamo. Che c'è un messaggio. Qui secondo me è un messaggio, cioè l'ideologo del Partito Democratico, insomma, pochi lo conoscono, insomma, lo conosce Bisato, dice i responsabili si facciano avanti, quindi evidentemente è pronto il sostegno a Conte in Parlamento, dovesse arrivare lì alla Conta. Marco? Sì, ma non lo so, cioè mi chiedo quanto possa durare un governo che già è nato come è nato, lo ricordava prima dalla caduta di un governo di segno diametralmente opposto, è nato questo, adesso si sperano di... Cioè, devo dire la verità, la mia opinione è che si parla molto del recovery, dell'esigenza di ricostruire, c'è una pandemia da affrontare. Mi chiedo se un governo aggrappato al voto di 3-4 responsabili in Senato possa dare davvero una prospettiva credibile al Paese. Cioè, forse a un certo punto si dovrebbe veramente pensare anche all'ipotesi di tornare al voto e ridare un governo legittimato con pieni poteri. Si può fare, non credo che a questo... Siccome la pandemia, appunto, non capiamo per quanto andrà avanti, non può neanche diventare l'alibi, onestamente, per qualunque... Però Marco, erano quelli che dicevano che non potevamo votare l'estate scorsa, no? Ti ricordi? Sì, ma me lo ricordo benissimo. Però nel frattempo sono passati dei mesi e siccome la pandemia non se ne va, sai, all'epoca pareva potesse passare, quindi si diceva aspettiamo. Qui mo si parla di giugno, forse tutto il 2021, tiriamo a campare finché non arrivano i vaccini per tutti. Cioè, francamente, se la prospettiva politica è quella di un governo costantemente ricattato da Renzi, perché poi non dimentichiamoci che Renzi minacciò già di rompere in occasione della modifica del MES, se vi ricordate, dove disse o si approva il MES oppure io spacco tutto, tutti a casa. I grillini ho torto collo che non volevano il MES, una delle tante altre cose su cui si sono sconfessati in questi anni. Hanno approvato il MES proprio perché hanno detto oddio, sennò casca il governo, e un mese dopo no, non va bene il recovery fund, spacco il governo sul recovery fund. Cioè, è il pretesto, salterà fuori ogni mese. È tornato rottamatore, dai. Infatti Renzi dice recovery è migliorato ma manca il MES adesso. Cioè, intanto hanno raddoppiato i soldi per la sanità nel recovery fund ma manca il
MES ancora, che è un po' quello che chiedevamo poco fa a Ettore Rosato, no? Collegato con noi. Palazzo Chigi invece dice: se Italia Viva si sfila è impossibile un altro governo con loro. Questa è la dichiarazione un po' di oggi pomeriggio, e Bettini appunto che invita i responsabili a farsi vedere, no? Scusa Ferdinando, mi faceva sorridere perché ho visto quel titolo di Repubblica, ormai siamo all'esoterismo, cioè Bettini che dice i responsabili palesi, una, no? Seduta spiritica sembra di essere, capito? Sì, battano un colpo. Sì, sì, esatto, siamo a quel livello lì. Vabbè, vedremo insomma che cosa succede. Intanto il tavolo del Consiglio dei Ministri è rotondo a proposito, quindi vedremo. Ci fai vedere, Tony, invece il risultato del sondaggio? Mi incuriosisce molto. Vediamo quante telefonate abbiamo ricevuto stasera. 3578 fino a questo momento. Sono le 22.34, figuriamoci. Allora, crisi di governo, meglio le elezioni. L'84,6% dice sì, 15,4% no. Bisato? Beh, comprensibile anche, cioè nel senso che nell'indirizzo comune c'è una grande confusione, è meglio chiarire con il voto. Però io, secondo me, sarebbe in ogni caso sbagliato. Capisco però tutte le fibrillazioni che tutti stiamo portando al tavolo. Tornando all'aspetto di prima, se posso tornare sugli aspetti della situazione che stiamo vivendo. Io penso che sia stata fatta un grande intervento sulla manifattura, sulle industrie. Da quel punto di vista, sapete, c'è un dato incontrovertibile, addirittura nei conti correnti ci sono più risorse di quelle che c'erano l'anno prima. Abbiamo speso di meno, no? Sì, abbiamo speso di meno, sono arrivate però anche risorse, anche per la liquidità, attraverso il SACE. Cos'è che è mancato? Io qui apro un grido d'allarme. I piccoli e i piccolissimi, il commercio di prossimità, i ristoratori proprio dentro le nostre realtà locali, effettivamente in questo momento sono in serissima difficoltà. È assurdo chiudere bar, ristoranti, negozi eccetera che sono controllati, danno lavoro alle persone mentre i contagi avvengono a feste private nelle case. Allora De Carlo, però io pensavo, sa cosa, ascoltando, vedendo un po' quello che si dice qui, a quel discorso, e lo vedevo citare poco fa anche da qualcuno da casa via SMS, di Mattarella alla fine dell'anno. Allora era palese riferimento a Matteo Renzi, no? Il momento dei costruttori, il momento, no, di non rompere. Persino il Papa l'altra sera, esatto, vero, no? Persino il Papa l'altra sera ha detto il no, il momento del noi, insomma, viene ripetuto più volte, però faceva proprio riferimento alla politica, il noi e non l'io. Insomma, io la vedo veramente difficile. Ferdinando, noi non siamo così stupidi da pensare che Matteo Renzi si senta meno di Mattarella e meno del Papa. Ho capito l'ego smisurato al Papa, e quindi se ne frega di quello che dice Papa Francesco, ma questo mi sembra evidente, sono anni che fa così, non è che lo scopriamo oggi, dai. Vabbè, però diciamo, io non volevo analizzare quel versante lì, ma più quello del capo dello Stato, cioè difficile che andremo al voto, no? Ecco, che ci porti al voto. Beh, o no? Aveva ragione prima Tony Da Re, l'ha detto, che il Mattarella ha già dimostrato la sua scarsa propensione a mandarsi al voto quando vince la destra. Probabilmente perché sa anche lui che se ha una possibilità di essere rieletto è certamente con questa maggioranza, anche se adesso con Renzi furbetto diventa difficile, perché ricordo a tutti che stante i numeri di oggi, e cioè con le attuali maggioranze e minoranze, e considerato quelli che andrebbero a votare dalle regioni, il centrosinistra ha un vantaggio per votare il capo dello Stato di soli 40 voti. Se Renzi non fosse organico a questa maggioranza, ma avesse un po' le mani libere, non sarebbe il centrosinistra ad indicare e votare il Presidente della Repubblica. E quindi attenzione, che la partita dei responsabili è una partita che si gioca a metà. Quindi Mattarella non avrebbe tutto questo grande interesse a non mandarsi al voto in questo caso. Perché se prima con Renzi in maggioranza invece si garantiva forse la possibilità o di indicare qualcuno o di essere votato addirittura un'altra volta lui, questa volta cade questa possibilità, perché poi diventa un po' difficile. Quindi
se prima era fermamente convinto, adesso comincia a far trapelare, non c'è un'altra maggioranza rispetto a questa, sarà difficile basarsi sui responsabili, perché quello che diceva Marco prima è la verità, cioè non si può pensare che si possa affrontare un momento difficile e drammatico come questo con una maggioranza che al Senato balla di 3-4 persone e che devi andare a prendere i senatori a vita, che io avete perso le europee e avete il commissario, scusate, avete perso le europee, avete il commissario vostro, è la democrazia, la vostra democrazia, non la nostra. Chi vince, tu chi vince che, governa, invece qua, chi perde governa. Non è perché sarebbe l'ultima volta che anche voi avete usufruito delle maggioranze parlamentari. Sì, perché adesso guardi, la giriamo sempre come delle maggioranze comodo, parlamentari noi ne vorremmo una sola, quella con i numeri. De Carlo, lì, questi non sono so, i numeri a te, usciti a te, dalle ultime elezioni, andiamo fino a prova contraria. Andiamo al voto e vediamo. Quindi, sai, Tony, darà l'incarico a qualcuno, se troverà una maggioranza in Parlamento, troverà, se andrà ma avanti. Non ci sarà, non ci allora, sarà manca anche la legge elettorale. Onorevole, lei prima ha detto in Parlamento riceverà la fiducia. Dopo il referendum che ha sancito la diminuzione del 30% dei parlamentari, non c'è una legge elettorale. Andiamo al voto con cosa? E chi è che sta dicendo di andare al voto? Io sto dicendo che c'è... Comunque guardate che io... Voi avete escluso il voto. Ma non è vero, non è vero. Il Partito Democratico dice da settimane che se non si trova una quadratura che sia di sistema, si va al voto. Io pur di andare al governo farei un bel accordo anche con la Lega. Pensate che fortuna. Beh, vabbè, dai, questa... Avesse detto il PD, invece Salvini mi sembra di... No, col PD, guarda, io col PD e 5 Stelle noi non abbiamo mai fatto niente e ce ne vantiamo. Fratelli d'Italia, è vero. No, però Marco, io volevo arrivare a te, cioè è così un po', perché riascoltando nella mia testa il discorso di Mattarella, io non vedo nessuna possibilità che ci si porti, che si vada al voto, no, perché è chiaro che quando lo dice la politica, adesso col massimo rispetto anche dell'onorevole De Carlo, poi non so, non è che ci credono fino in fondo, adesso non voglio che farlo arrabbiare, però insomma decidono per se stessi di mandarsi a casa, è un po' complicato, mettiamola così. Però Marco, qui c'è un ruolo che è quello di Mattarella. Un istituzionale uscirà eventualmente. Ma allora, io intanto non penso che il Presidente della Repubblica tramacci per una sua seconda elezione, non penso che quello sia il suo obiettivo. Ha detto che è il suo ultimo anno, no? Tra l'altro questo. Poi allora, sono cose magari... ricordiamo che è un'anomalia assoluta che un Presidente della Repubblica faccia due mandati, è successo solo con Napolitano e diciamo così obtorto collo, perché il Parlamento si era incartato tanto per cambiare, tant'è che, se ricordate bene, Napolitano nel suo secondo discorso di insediamento menò fendenti a destra e a sinistra ai parlamentari, tirò di quelle bastonate pazzesche. E insomma, io non credo che dopo un cursus honorum come quello che hanno i presidenti della Repubblica stiano lì come l'ultimo dei peones nella notte a studiare come fare per farsi rileggere. Io credo davvero che il presidente abbia a cuore la tenuta anche sociale del paese, perché quello che abbiamo visto prima nei servizi è la dimostrazione che la pandemia sta sfiancando, sta minando la fiducia dei cittadini, non solo quelli, a maggior ragione quelli che hanno le attività chiuse e cominciano ad avere problemi a mettere insieme il pranzo con la cena, ma anche delle famiglie, dei ragazzi che non vanno più a scuola, di un po' tutti che sono entrati in un pessimismo cosmico che non fa intravedere delle prospettive. Allora, in un contesto di questo tipo qua, veramente, cioè andarsi a infilare nel Conte Terra, peso ai responsabili, con Renzi che trova pretesti ogni giorno diversi, io credo che veramente la preoccupazione del Quirinale in questo momento sia trovare una via d'uscita che permetta di portare avanti un governo degno di questo nome, che sia in grado di mettere in sicurezza il recovery di cui abbiamo parlato fino a qua, questa pacca di miliardi dell'Europa insperati e senza precedenti, e che sia in grado di prendere anche delle decisioni rispetto alla pandemia, decisioni che onestamente fino a questo punto sono state abbastanza confusionarie e caotiche, attenzione, a tutti i livelli di governo, da Roma alle regioni, ai comuni che ricordiamo non si volevano prendere le responsabilità delle chiusure delle piazze, cioè è tutto un caos, e credo che in un momento come questo, e finisco, cioè la politica avrebbe bisogno di mandare ai cittadini un grande messaggio di fiducia e di speranza, cioè credo che il cittadino vorrebbe
avere l'idea che chi è al volante della macchina sa quantomeno prova ad andare da qualche parte, sa dove vuole andare. In questo momento non mi pare che sia così. Allora, l'ultimo aggiornamento è delle 22:26, attenzione, perché c'è una sfumatura su quel titolo che ti ha colpito poco fa. Avremo il Conte Mastella, che è l'ironia, no? Che fa Matteo Renzi citando il possibile governo Conte con il sostegno della Lonardo, ecco, la moglie di Mastella. Renzi, se in CDM, se così dei ministri che è in corso, vi ricordo ancora, c'è il sì al MES, votiamo, se no astensione, cioè non vota, si astengono anche dal voto del Conte. Anche questo è chiaramente un tentativo di rompere Ferdinando, perché lui sa benissimo che i 5 Stelle non possono dire al MES, perché sarebbe la fine politica loro definitiva, quindi è un continuo rilancio. E guarda, finisco solo con una riflessione, ma su questo sarei curioso anche dell'opinione degli altri tuoi ospiti stasera. Cioè, io non riesco a capire una personalità politica come quella di Matteo Renzi, anche questo continuo ironizzare, fare battutine, ma ha la percezione del contesto in cui ci troviamo, della situazione che vivono le persone? Cioè, cosa c'è da ridere, da ironizzare, da... Veramente mi sorprende che lui non colga l'assoluta impopolarità di quello che sta facendo. Cioè, mi sorprende, ma forse sorprende solo me, non so cosa pensano gli altri. È distaccato così tanto, De Carlo? Dalla realtà? L'impressione che dà è quella che dice Marco, sì, è vero. Lui con questo suo atteggiamento sbruffone, che ha sempre avuto, cioè solo che quando hai un atteggiamento sbruffone e prendi il 40% alle europee, vuol dire che a qualcuno... a 4 su 10 il tuo atteggiamento piace. Oggi che prendi il 3% magari dovresti cambiarlo, perché significa che forse alla gente non piace, ma soprattutto, indipendentemente da quello che è il tuo indice di gradimento, dovresti capire che non è un momento per ridere, è un momento per rimboccarsi le maniche, sì, e non per mandare quello che è stato il tuo governo fino a ieri a fragole. Questo è il tema. Bettini, non immagino assolutamente un altro premier. Conte ha lavorato bene con grande dignità. La Meloni dice poco fa: l'unica strada sono le elezioni. Insomma, ha ragione. Ma ci credo poco, insomma, mi sa, perché abbiamo analizzato fino ad adesso. Bisato e Darè, cosa vogliono dire anche sull'osservazione che faceva Marco Bonet? Poi voglio arrivare, abbiamo pochi minuti, discutiamo anche del caso Dorazzan, dai. Sì, onestamente lascia anche a me perplesso. Mi pare che sia dissociato dalla realtà. È vero però anche che quando stai dentro un certo circuito probabilmente, come dire, vivi di quel delirio di onnipotenza che non è solo suo, andrebbe detto, perché ha pervaso anche tanti altri leader di partito nei momenti di apice. Questo è il dramma di fondo. Forse chi lavora giornalmente sul punto non ha quell'effetto leva che hai a quei livelli lì e quindi poi la caduta è repentina. Quindi io comunque sì, devo dire che mi sta anche sorprendendo, ecco, sì. Ma credo che sia ormai l'apparire ad ogni costo, apparire nella buona e nella cattiva sorte in momenti di difficoltà come questo, fare la crisi, provocare la crisi, cioè lo stuzzicare in continuo pur di essere nella prima pagina, comunque essere, diciamo, il protagonista, mi pare fuori posto, soprattutto in questo momento in cui, al di là dei ruoli che si possono avere di maggioranza o di opposizione, chi sta in maggioranza in questo momento non può assolutamente essere così irresponsabile da provocare una crisi. Va bene, De Carlo, ho gli ultimi minuti e vi ricordo, ci fai rivedere, Tony, l'esito del sondaggio, perché è molto interessante, insomma, questa sera la stragrande maggioranza di chi ci segue dice che è meglio andare al voto, lo dicono ancora questa sera molti leader, insomma il centrodestra è pronto, lo dice sempre Salvini, adesso la Meloni dice di andare al voto, insomma l'84,6% di voi, mi pare più, ho già detto più di 3.700 telefonate quasi, ha detto che è meglio andare alle elezioni, con tutto quello che c'è, con tutta la pandemia e quello che succede. De Carlo, come è chiuso il caso Dorazzan? Ha sbagliato, tiratina d'orecchie, cosa ha fatto? Guarda, non sono io che deve tirare le orecchie alla mia coscritta Dorazzan, che fa politica da 20 anni anche bene. Guardate, abbiamo parlato questa sera di temi importantissimi come i vaccini, abbiamo parlato dell'economia, abbiamo parlato di una crisi di governo e ci troviamo a chiudere nel parlare di una trasmissione satirica come quella della Zanzara, notoriamente provocatoria,
e di un atteggiamento goliardico in quell'occasione di un assessore. Su quello siamo d'accordo, però è stata una leggerezza, no? A maggior ragione, no, proprio perché... Ma sì, ma sono cose che si possono evitare, ma è vero, si possono anche evitare. Però si possono anche evitare però quelle strumentalizzazioni che io ho visto e che sono decisamente eccessive, perché se noi andiamo a vedere sotto i commenti, quelli sì sono da far paura, quello sì è un clima d'odio e di cattiveria che secondo me andrebbe estirpato. Non certo Farenzo che canta tutta Faccetta Nera, tutta. A Farenzo cosa avrebbero dovuto fare? Oscurare anche tutti i social. E la Donazan che in un contesto, ripeto, ilare, così, duetta con una canzone di 100 anni fa, che, a cui io non ho particolare, diciamo così, attitudine al canto e quindi non mi sono mai nemmeno cimentato. Però, viva Dio, vorrei rimettere al proprio posto quella, altrimenti dovremmo discutere ogni volta che Crozza fa lo scemotto imitando Zaia. Io e Bisatto, da sindaci, siamo talmente troppo concentrati sulle cose che dobbiamo fare, così come l'assessore. Sì, però guardi, secondo me Bisatto qualcosa glielo voleva dire. Aspetti sindaco, aspetti. C'è estrema simpatia, ce la siamo già espressa pubblicamente in varie occasioni, però... Non mi può essere passato tutto, cioè quello non era un qualcosa di goliardico, perché in Italia esiste ancora l'apologia del fascismo. Allora, quella canzonetta lì, attenzione, preciso una cosa al volo, io non sono completamente in disaccordo nel chiudere i profili, ad esempio. Vabbè, ma lì è stato qualcuno che ha segnalato quello non se ne parla minimamente. Allora, chiudere ragazzi perché è tassativo. Grazie a tutti, grazie all'onorevole De Carlo, grazie a Marco Bonet, grazie all'onorevole Darè e grazie al segretario Alessandro Bisatto. Intanto buonanotte, i vaccini sono diventati 787.677. Grazie a tutti, buonanotte da Ring.